Allora, controlliamo come stanno l'audio, sia del microfono che in game. Perfetto. Signore e signori non solo, buonasera, buon mercoledì, bentornati su MPStream e anche stasera. Anche se, scusate, vuol dire buon martedì, in effetti è l'abitudine, perché solitamente io inizio a streamare per la settimana il mercoledì, non il martedì, però... Buonasera e bentornati con Zelda Tears of the Kingdom. La volta scorsa, cioè sabato, siamo andati avanti, siamo scesi finalmente dall'isola iniziale, quella che fa la tutorial, e abbiamo esplorato un po' Hyrule. Tra l'altro, piccola nota, ho ripensato alla prima volta che ho provato a costruire un carretto con le ruote e pensavo, vabbè, perché non riesco a farlo qua che non si muove? E poi mi sono rivisto in mente quello che avevo fatto e ho capito. Grazie al cazzo che non si muove perché ha attaccato le ruote sotto. Perché avevo in mente l'immagine mentale dell'auto. Perché giustamente l'auto ha per l'appunto le ruote sotto, nella parte di sotto, non esterne. Però giustamente se sono attaccate proprio alla tavola di legno, come se come minchia si muovono. Però cretino io, però abbiamo anche trovato un cavallo che non so se riusciremo a ritrovare. Perché comunque sia, l'ho lasciato all'altro punto di... ad un punto di teletrasporto, non qui però. Vi chiedo scusa perché per un attimo OBS ha deciso di fare il birichino. Stavo dicendo, ho lasciato il cavallo, di cui non ricordo neanche quale sia il nome che abbia dato alla fin fine. Però comunque sia... l'ho lasciato lì, non so se sia rimasto da quelle parti. Però, da quello che ho capito, visto che in effetti quelli della stalla dicevano che avevano già dei cavalli a mio nome, a quanto pare attinge dal salvataggio originario di quello di Breath of the Wild. Quindi vuol dire che in teoria avremo già dei cavalli. Non ricordo quanti ne avessi in effetti, però ce li abbiamo già. E questa non è una cosa malvagia alla fin fine. Ne avevo anche, tra l'altro, vabbè, off screen ho fatto non molto in realtà, due sacrari mi sembra, forse comunque sia due, tre. E poi perché comunque quello che volevo fare oggi era effettivamente, visto che siamo arrivati all'accampamento con Pruna anche, che ci ha detto che dobbiamo tornare sotto il castello perché per la spedizione di salvataggio. E poi da qui vediamo se riusciamo anche a raggiungere la torre per sbloccare la mappa, o meglio per liberare la mappa, per evidenziarla. Come al solito, vi ricordo i comandi per intervenire in chat, e quindi ad esempio il comando per poter vedere le previsioni del tempo in Italia e nel mondo, o quello per le piccole curiosità randomiche in inglese. Detto questo, sperando che vada bene il passaggio col cavo... Manco parlato, Manco parlato, quindi, un secondo. No, scherzo a parte, comunque cazzarola. Poi è sempre un casino, perché in effetti non riesco a vedere da qui dove si trovi il cavo, dove si ritrovi per l'appunto l'aggancio del cavo. Quindi devo sempre andare a tentoni, magari vediamo se riusciamo a fare subito stavolta. Sempre a tentoni. Oh, dai, messo abbastanza presto. Adesso speriamo che effettivamente... questa volta il cavo HDMI per Switch funzioni subito, vediamo. Ok, perfetto. Allora, mi devo riabituare ai tasti perché sto per fare ZR più X, che è il comando per evocare la mappa in Xenoblade. Quindi noi dobbiamo andare per l'appunto qua. Andiamo al Forte di Guardia... anzi no, andiamo a questo punto direttamente al Sacrario di Tajikat, perché per l'appunto abbiamo la stalla vicino, quindi dovremmo avere i cavalli. Come ho detto prima, a quanto pare i cavalli di Breath of the Wild vengono portati anche qui. Il che vuol dire che cazzarola, sti qua hanno conservato i miei cavalli per... non si sa quanto tempo effettivamente sia passato a Breath of the Wild. Potrebbero essere anche decine di anni, non lo sappiamo, perché comunque sia Zelda che Link sono... centenari e passa. Quindi vediamo il mio cavallo. È il mio cavallo quello? Quello che avevo. Sì, è il mio. Meno male. Meno male. Ah, aspetta, ma hanno aggiunto anche la sella.
Bravi, bravi. Aspetta, voglio parlare con Makemba anche. Oh. Ben fatto. Hai continuato a lavorare fino a fare le ore piccole. Non ricordo come l'abbia doppiato l'altra volta, però comunque sia. Benvenuto, Link. Vuoi registrare un cavallo? Vuoi tirarne uno per fare un giro in stella? Dimmi cosa posso fare per te. Vabbè, prendo un cavallo, prendo il mio. Ah, ecco, vediamo. Sì, ci sono, ah, Varenne, l'avevo chiamato Varenne, è vero. Sì, Smokey, qui sta... Perché stella? Non mi ricordo. Inchia stella. Scusa, Varenne, però... direi stella a questo punto, cazzarola. Non mi ricordavo di avere un cavallo così forte. Smokey e Quisa sono i nomi di... dei miei animali domestici, cioè dei nostri animali domestici. Smokey, il gatto, e Quisa per l'appunto il cane. In loro memoria. Stella, non mi ricordo perché Stella, ma non importa perché inchia le statistiche. Vigore poi subito, prendo Stella subito. Prendo subito Stella. Sì, sì, sì. Benissimo, da adesso ci prendiamo cura noi di Varenne. Un attimo per cortesia. Grazie per aver atteso. Quando viaggi a cavallo su una strada, puoi lasciar fare al cavallo e goderti il panorama. Ci penserà lui a seguire il percorso tracciato? Tra l'altro, hai già visitato il villaggio Calbarico che si trova a est di qui? Al villaggio Calbarico. Il villaggio Calbarico che dir si voglia è circondato da ripide montagne, quindi in passato non erano in molti a visitarlo. Tuttavia, poiché le rovine zona o forma di anello che sono cadute lì sono molto rare, è diventata una meta turistica. Le rovine zona o forma di anello? No, qui è letteralmente... Allora, molto cerchio nel grano qua. Il villaggio Calbarico a est, ha detto? Un secondo, perché devo vedere se si è fermato qua oppure... Ok, mi sa... Ok, era mi sa il tablet questa volta perché l'audio l'ho sentito. Ok, andiamo, sella. Cazzarola. Tra l'altro, se ha la sella, devo fare una prova perché forse vuol dire che adesso posso effettivamente... Allora, vabbè, a questo punto andiamo direttamente... dalle parti, come indica la mappa. Sì, sì, sì. Aspetta, però prima, ho bisogno di carne. Vediamo, riusciamo a prendere qua. Sì! Però non muore, vabbè. Vabbè, vabbè. Andiamo, verso il castello Marcondirondirondello. Tra l'altro, cubo! Proprio cubo in alto. Tra l'altro enorme, proprio immenso quel cubo là. Che sarebbe un'isola, però. Aspetta, che c'è un Goron, parliamo col Goron. Aspetta, è quello con cui ho parlato prima, forse? No, forse mi sa che ho parlato con lui off-screen. Le pietre preziose non sono solo belle da guardare. Portalo al negozio e ci farai una valanga di rupie. Raccogliene tante e sarai ricco. Con questo sorriso. Ma le gemme non servono solo a questo. Basti pensare allo zaffiro. Sempre rinfrescante e piacevole da sgranocchiare. Vabbè, per te. O al rubino. Con il suo sapore avvolgente. Gnam gnam. Ho di nuovo l'acquolina. Con un sorriso poco rassicurante, ma anche molto rassicurante allo stesso tempo, perché sì. Il sorriso di Schrödinger. Ok, allora, visto che abbiamo delle tavole qua, devo fare una prova. Devo vedere se effettivamente già così, con la sella, sono in grado di attaccare cose. Quindi aspettate un attimo. Quindi, stella. Ecco. Tanto, non ci vuole molto. Devo soltanto fare una prova... no, non questo. Scusate. I controlli. Via. Vediamo, riusciamo ad attaccare... No! E anche Stella scappa, quindi devo capire effettivamente... Stella! Stella! Stella? Oh, perfetto. Oh mio Dio, no! Devo capire, in effetti, com'è che si attaccano queste cose ai cavalli, perché... È chiaro che abbiano paura. Hanno, almeno al momento... Via. Al momento hanno paura. Però io ho già visto cose. Tra l'altro io, l'altro giorno, in un gruppo di Telegram dove mi trovo, ho visto postato un modo in cui un giocatore è riuscito ad uccidere un nemico grosso utilizzando reverto con l'arma e sono impazzito. Cioè, in effetti avevo già notato in un'altra battaglia, forse l'ho fatta in live, una battaglia piccolina, forse l'ho fatta a screen, che effettivamente i nemici non subiscono reverto, quindi loro continuano a muoversi normalmente, pertanto si può fare il contrasto tra i nemici e le armi.
Ma sono letteralmente impazzito, perché questo qui ha mosso un'arma gigantesca a caso e poi ha utilizzato reverto per far sì che potesse quell'arma poi fare la stessa tragitta, lo stesso tragitto al contrario. Riusciamo a scendere da qui? Sì. Al contrario, prendendo più volte mi facciano danni, tra l'altro incommensurabili. Vabbè, se vado per l'appunto di qua, che è la parte dove, da cui non poteva scendere. Ok. Quindi vediamo, la direzione è quella giusta. Sì, ho trovato per l'appunto qualche altri pezzi di rovine, altri resti. Ecco, quello, ah sì giusto, quello dovrebbe essere il villaggio, la zona di accampamento con Pruna. Una Pruna che, ripetiamo, per chi non avesse visto la live della scorsa volta, non è più la piccolina. No, ha aggiustato il dispositivo per ingiovanire, si vede. Ok, di qua. Oddio, l'ho tranciato. No. Ma no. Cioè, quando ferisce più lo zoccolo della spada. Ma proprio tranciato malissimo. Vabbè, pollame è così. Pollame da calpestatura di zoccoli di cavallo. Vabbè, va bene. Proprio malissimo. Stella. Beh, in effetti vigore ne ha qua. Aveva 4 stelle se non sbaglio. Ma Stella. Ok, quindi più avanti. Rovine del borgo di Hyrule. Vediamo, riusciamo a scavalcare da qui. Sì, perché qua sì e dall'altra parte no? Riesci a salire di qua? Sì, ce la fai. Miasma. Riusciamo a passare, credo, no? Dico, perché c'è la porta lì grande. Aspetta. Ah, forse è che devo dare un po' più di spinta. Ecco, perché è giusto. Vabbè, di qua. Vabbè, infatti meglio di qua. E chi è quello che sta? Forse l'ho già incontrato. Ah no, perché in effetti questo sacrario l'ho fatto già off screen. Quindi in effetti l'ho già vicino di mio. Però vabbè. Ah sì, ho già parlato con questo qui, mi sembra. Aspettate un attimo. Ah, con questa qui. Ah no, in realtà no. Da quant'è che è lì quell'apertura? C'era anche prima. Con la bocca aperta. Ah, scusami. Che c'è? Qui siamo vicini a baratro. Qui bisogna stare allerta, capito? Anche questo sacrario potrebbe essere pericoloso. C'è da dire che a causa del cataclisma si trovano un sacco di cose pericolose. Sii prudente. Baratro. È una di quelle voragini apparse per tutta Hyrule a causa del cataclisma. Hai presente? In quest'area ce ne sono sotto il castello di Hyrule e a sud del forte di guardia, per esempio. Ho sentito che alcuni membri del gruppo di ricerca sono andati a studiare i baratri e che ora sono ridotti maluccio. Meglio se non ti avvicini troppo a quelle voragini. Accidenti, meno male che sono studenti sacrari e non i baratri. Sacrario? Vabbè, ciao! Il gruppo di ricerca al castello di Hyrule sta lavorando sodo, quindi devo fare altrettanto. Ok! Oh, abbiamo anche un civile. Là, così, con un bastone fermo. O forse... Oddio! No, sì. Guarda, abbiamo già ucciso degli uccelli, dei volatili. Possiamo uccidere anche persone qua. Ok. Ah no! Link! Quando sei tornato dal castello? Mi sorprende il fatto che tu non ti abbia visto arrivare. Sono stato qui a montare la guardia tutta la notte. Tutto il tempo, scusate. A quanto pare devo addestrarmi ancora parecchio. Osta non sa ancora che sei tornato, Link. Si trova in cima al torrione sulla collina, oltre quel portale. Recati subito da lui a fare il rapporto. Sono sicuro che sarà sorpreso di vederti, Link. Beh, in effetti dalla porta no, è dall'altra parte, cioè è grazie. Ma quindi riusciamo ad aprire qua? Oppure semplicemente scaliamo? Beh, in effetti... vediamo. Avessi delle tavole qua, potevo anche passare in qua. In effetti, vediamo, apriamo. Non si apre. Vabbè, ok. Tanto. Tanto, vabbè. Ma sì. Però niente cavallo qua. Prendiamo un po' di rulino. Ecco, per l'appunto. Mi fate... Aprite qua.
Questo luogo al momento è in stato di massima allerta per via delle ricerche della principessa Zelda di padron Link. Non è che si può andare così a zonzo, eh. Ah, ma sei tu, padron Link. Scusami, non sapevo che fossi ritornato. Quindi significa che non c'è più bisogno del gruppo di ricerca? Allora, dovresti parlare con il capitano Ossa che dirige operazioni presso il terzo torrione, più avanti lungo la strada. Mi apri la porta però qua? Me la apri? Mi sarei dovuto portare delle tavole, perché magari riuscivo a fare un ponticello e passava anche Stella. Però Stella adesso starà lì. No, basta con il cibo, non ci ho preso abbastanza. Basta, basta. In quel modo, poi. E la musica? Soltanto un po' di piano. Un'altra guardia? Ah, di qua, allora. Entriamo di... Sì, di qua, di qua, di qua. Però prima, là che c'è... è il solito problema con Zelda. Dobbiamo andare da una parte. Ma vuole andare prima da un'altra parte, giusto per capire che cosa c'è dall'altra parte. Ah, si sale... non posso fare così tanto, però. Devo scendere. Devo scendere per andare da Osta. Per un attimo. Le ricerche si sono concluse, ma sfortunatamente della principessa non c'è traccia. Sai che tu somigli tantissimo al padron Link? Quando il capitano Osta ti vedrà, spero che non cada giù dal terzo torrione per la sorpresa. Scudo, vediamo. È meglio del mio per caso? Ma decisamente. Ma decisamente, sì. Potremmo anche non utilizzare la torcia, ma... vediamo. La spada da soldato. No, 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 questo no, questo no. Ok. Che tra l'altro sta per rompersi. Bene, perfetto. Oppure in effetti... devo comunque salire. Vediamo, se parlo... Oh! Oh, aspetta, 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 aspetta. Korok! O Korogu, che dir si voglia. Tra l'altro, a caso proprio questo. Neanche me ne ero accorto quasi. Con la coda dell'occhio. Vediamo, l'altra guardia qui invece. Che mi dice? Perché devo capire se in effetti è da qui che devo scendere oppure no. Però mi sembra... vediamo. Ma è... padron Link? No. Non può essere lui. Da qui in avanti l'accesso è vietato. Non può passare nessuno che non abbia a che vedere con le ricerche della principessa Zelda. Ordine del capitano Osta. Se vuoi proprio proseguire di qua, prima devi ottenere il suo permesso. Dovrebbe essere al terzo torrione del castello, più avanti lungo questa strada. Ah, comunque se deve andare... vabbè, devo andare comunque da questa parte. Vabbè. Quindi tecnicamente stavo andando in direzione giusta. Però al tempo sbagliato. Mi manca Stella, già, mi manca Stella. Musica comunque tranquilla, ma che mette leggermente ansia, perché lo senti comunque anche proprio dal piano, da come viene utilizzato, a parte gli strimpellamenti leggeri, però poi anche quelli più pesanti improvvisi. Sarà occupato Osta? Anche tu sei venuto a darci una mano nelle ricerche per trovare la principessa Zelda? Allora siamo sulla stessa barca. Siamo tutti qui perché la principessa Zelda si è presa cura di noi, quando ne avevamo bisogno, e vogliamo ricambiare. Siamo pronti a offrire tutto l'aiuto che servirà. Ma il capitano non si decide a scendere dal torrione del castello, e non possiamo parlare con lui. Ad ogni modo, siamo venuti qui di nostra spontanea volontà, e aspetteremo tutto il tempo che sarà necessario. Ma in effetti ha una pentola per... per casco, una pentola. Ma chi sei, Donnell di Fire Emblem Awakening? Quindi sei OP. Se sei OP, la tua opinione potrebbe essere leggendaria. Allora. Beh. Cazzarola, sì. E tra l'altro con tutto quel miasma. Oh, se lo guardo... come l'ho fatto, scusate. Oh, se lo guardo da vicino fa davvero impressione. È così che sono quelli... scusate. È così sono questi quelli che chiamano baratri?
Non mi parlare così all'improvviso. Mi spaventi, vuoi farmi cadere giù? I baratri sono queste enormi voragini che si sono formate durante il cataclisma. Ce n'è uno proprio qui davanti. Fa davvero paura, ma allo stesso tempo non riesco a smettere di guardarlo. E guardalo. E abbiamo anche qua costruzioni, quindi... quattro ruote... purtroppo il problema è che mi manca... Anzi, no, non è che mi manca, però ho soltanto, credo, una turbina che mi rimane. Quindi, la utilizziamo ora, poi dovrò tornare sopra in qualche modo... su un'isola. Oddio, in realtà il modo c'è, perché dovrei essere ancora in grado di trasportarmi... Vediamo. Ce l'ho? È certo che ce l'ho! Tra l'altro, a che distanza? Ok, vediamo. Questo qua. Poi. Quindi, perché devo fare attenzione qua? Sì. Questa volta non mettiamo l'effetto... lo mettiamo proprio al lato qui, al punto d'attacco, perché tanto lo fa vedere. Ecco, è uno. Vediamo se riusciamo a fare per l'appunto un qualcosa che mi aiuti. Ok. Poi spostiamo leggermente. Sì. Perfetto. Non possiamo di più perché tanto con questi ora si può reggere su tre. Poi quarta ruota. Ho detto quarta ruota, scusami. Non ti azzardare a cadere. Vabbè, sì. Un attimo, perché sennò mi cade giù ed è un problema. Ok. No. Fatti prendere come si deve. Oh, a posto. Vediamo un secondo se riesco anche a mettere qualcosa di qua. Vediamo dove lo mette. Attaccalo là. No, non alla ruota. Non alla ruota, non alla ruota. Devi attaccarlo. Forse è meglio così, perché se no si rischia troppo. Oh, forse avrei dovuto attaccare prima quello là. Ok, abbastanza dritto. Vediamo. Che riusciamo a fare? Non lo so, in effetti. Forse facciamo le cose semplici per adesso. Quindi lo stacchiamo. Stacchiamo anche questo. Vediamo se... Ah, no, 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 ho capito perché è giusto, giusto, giusto. Questo mi serve in effetti perché così posso mettere... Aspetta, tu intanto torni dritto. Perché qua metto la turbina? Dovrei averne ancora una, credo, vediamo. Sì, è esattamente una proprio. Ma tu guarda, è in posizione quasi precisa, eh. Sì. Vediamo se magari riusciamo a mettere un pochino meglio, però, questa parte qui. No, sta accaduto tutto quanto, no. Aspetta. Aspetta, no, forse riusciamo ad attaccare soltanto. No. Ah. Vediamo. Oh, a posto, ce la facciamo. Bisogna quindi per l'appunto mettere la tavola qui, il pezzo di legno, sì, con il punto d'attacco verso il basso, però abbastanza distante dalle ruote in modo tale che non vada sulle ruote direttamente. Buono, buono, possiamo fare anche così a questo punto. Vai. Stesso ragionamento per di qua. Non con questo. Ah, l'altro era qui, giusto. Io voglio fare una bella limousine. No, scherzo.
Vediamo se faccio di qua. Perfetto, l'attacco va direttamente là. A posto. Allora, Intanto lo facciamo così. Lo mettiamo qua. Calmo, È un veicolo. Io me lo porto dentro. Si esce? Sì, si porta dentro. Sì. Ok. Siamo al terzo torrione. Perché magari si può utilizzare questo. Vediamo. Qua. Ah! Vediamo. Me lo aspettavo. Anche le armi di questa zona sono corrose. Mi chiedo se siano rimaste da qualche parte da armi non danneggiate. Corrose? Oh, chi è questa faccia nuova? Durante il cataclisma, tutte le armi si sono improvvisamente corrose. Parliamo di spade, lance, asce. Ho girato in lungo e in largo in cerca di armi che fossero ancora intatte, ma credo che non ce ne siano più. Non sembrano facili da riparare. Penso che l'unica opzione sia potenziarle. Ah, tra l'altro la giustificazione in-game del perché le armi si distruggano così presto. Benissimo! Poi questo qui, lancia da soldato. Qua le togliamo delle cose che abbiamo. Beh, in realtà questa la toglierei per la lancia, per la spada, la soldato, per l'altra. Lancia chiodata, il forcone forse. Vediamo. Intanto mi tolgo questa e prendo l'altra. Poi togliamo invece al posto di quello. Vediamo, perché il martello con il masso mi va bene ancora, che comunque mi serve anche per spada. Vabbè, 7 anche. Forse proprio questo? Forse proprio il forcone, sì, il forcone. Vai. Vediamo. Quindi di qua, ok. Sì, terzo torrione. C'è qualcuno con cui parlare o devo... Torcia, ce l'ho già, grazie. Vediamo se riparlo. Ah, aspetta, quello cos'è? Questo è... Ah, mestolo di legno. Un utensile da cucina che serve a mescolare e a servire le zuppe. Ed un legno durissimo, il che lo rende anche piuttosto temibile. Benissimo. Quindi vediamo un attimo se parla ancora. Ok, no. No. Quindi in effetti... Allora ho fatto... È stato inutile fare il veicolo, scusa. Perdonami. No, vabbè, perché poi si aprirà da qui. Però prima devo... Che facciamo? Saliamo? Saliamo da qua? Vediamo. Perché se vado per di qua... Poi per di qua, che altro c'è? No, nient'altro, però posso ancora scalare. Ah, ma scusa un attimo. Giusto, è vero. Non è che con reverto... Vediamo. Vediamo, le avvolgi. No, proprio no. Però, scusa un attimo. Perché? Posso lanciarli? No, ovviamente no. Però, tipo, ovviamente qua posso utilizzare questi per spingere, per salire di qua. Ad esempio, proprio. Per, tipo, risparmiare un minimo di stamina. Però... Vediamo. Au. No, in realtà, che au. È il mio prima stella, poi il mio carro, no. Che poi in realtà c'era anche da questa parte. E andiamo a prendere anche lo scrigno da quella parte. Andiamo, perché sbaglio, ne ho visto uno. Vediamo. Scrigno dove? Dove l'hai visto, Marco? Scrigno dove? C'è soltanto il vuoto. Si torna in realtà anche dall'altra parte, però. Cioè, in realtà l'ho visto che era molto simile alle reliquie che si trovano in Exilio dei Chronicles 3 Future Redeemed. Quindi non so cosa abbia visto la mia testa. Troppe ore già lì. E va bene. Ok, quindi in realtà... No, in realtà dobbiamo essere per di qua... però il terzo torrione è questo, ma non c'è. Quindi siamo sicuri che stia a posto, no? Tra l'altro, oh, per curiosità,
Scusa un attimo che intanto metto... Oh, per la prossima volta. Ho già individuato un altro sacrario, a posto. E ho anche visto un altro Korok. Ma buonasera. Aspetta. Ecco qua, esattamente. Bel posto per stare questo, eh. Se riuscissi a salire. Eccoci qua. No? Ah no, aspetta. Questo ha le foglie però. Ma ho sentito anche dei rumori, quindi forse è da quella parte. Quello ha le foglie più autunnali, quindi... Forse in realtà... Oh! È un Korok morto quello? Per le foglie autunnali? Aspetta. Ho sentito un suono. Ah, ecco! Sì, aspetta. Ok. Poi? Ah, ok. Ok, ok. Beh, comunque... non morto, meno male. Però comunque con foglia autunnale. Ok. Perché cieco io, non vedevo. Ok, abbiamo altro da fare qua. Oh, però... Ne abbiamo veramente tante stazioni. Qua ne abbiamo addirittura da una parte e dall'altra. E che è l'autostrada. Ok, 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 ok. Però, cazzarò, non ho più turbine. L'ho utilizzata di là. Mannaggia. Quindi, a meno che non trovi altre turbine, qua è tutto inutile. Di là non scendo mai, ma mai nella vita. Ma proprio mai, ma mai nella vita, vai. Perché non è... Aspetta. Giusto, devo tornare sopra, mi sa. Perché ha detto che dovrebbe essere... Però, che c'è di qua? Prima devo vedere che c'è di qua, poi torniamo indietro. Perché magari devo andare comunque di qua? Perché in realtà ha detto terzo torrione. E quello era il terzo torrione. Forse devo soltanto salire, in effetti. Però la curiosità adesso è troppo. Voglio vedere che c'è da questa parte. A parte la quarta stazione con oggetti in bella vista. Tra l'altro, devo notare che effettivamente nella live scorsa abbiamo anche visto un'altra stazione come questa, ma con un coso di questi, già con le ruote messe... nel modo corretto. Quindi è anche il gioco stesso che ti indica, cioè che c'è proprio anche il punto in cui te lo indica. Oh! Aspetta. Un attimo. Con calma. Quella l'ho già aperta. Ce n'è una là in fondo, credo. Sì, è quella sulla quale ho già messo. Oppure no, è un'altra. Perché già do un'occhiata. Già do un'occhiata. Ne ho intravisto un'altra qua. Poi vediamo. Un'altra qui. Vediamo. Forse aspetta. Che c'è lassù? Ah! No, scusa. Ah, è il passaggio del giorno. Poi. Non ne vedo altre di qua. Ok. Ok. Però accidenti. E di là dov'è che si va, scusate? Quello, oddio, adesso non ricordo la Breath of the Wild, me lo ricordo. Io farei il giro dall'altra parte. È probabile che stia andando in una direzione completamente sbagliata, perché in realtà dovrei anche scendere io. Però, vabbè. Forse è meglio tornare indietro prima di fare casini. Quantomeno andiamo un secondo sulla cima di là per vedere che succede. Perché almeno il capitano Ostado cazzo... forse è là in cima. Sì, forse ho capito. Forse. Almeno spero nel caso, così mi aprite le porte, posso utilizzare il mio bel carro, se sta ancora qua. Perché in effetti ho letto che a quanto pare le costruzioni poi non durano sempre, infatti...
avanti il carro mio. Non lo vedo più. Non lo vedo più. Purtroppo. Avrei dovuto utilizzare la turbina con una costruzione di qua. Ok, quindi poi da questa parte saliamo. Ok. Osta? Sì, è lui! Scusa, ma... Ora sono nel bel mezzo di una... Padron Link, non c'è ombra di dubbio. Sei proprio tu. La cosa importante è che tu sia sano e salvo. Allora anche la principessa Zelda è con te. Oh, ne sono felice. Siete ritornati. Mi sento così sollevato adesso. Come? Non siete tornati insieme? La voce della principessa Zelda. E vorreste aiutarci con le ricerche? Sì, capisco, più o meno. Ad ogni modo, possiamo continuare a cercare la principessa Zelda, no? Se lavori con noi, Padron Link, ci sentiremo tutti più tranquilli. Continueremo le ricerche, ma qui c'è tanto di quel miasma che finora non abbiamo ottenuto i progressi sperati. Capitano Osta! La principessa Zelda! Davvero è là? Ma come? Principessa Zelda! Siete salva! No, cioè sì, ma no, sì, ma... Lacrima? Nel cielo? Ma... L'hai vista anche tu, vero, Padron Link? La principessa Zelda si è trasformata in luce ed è volata via. Davvero sconcertante. Questa è un'emergenza. Non capisco perché si sia utilizzata senza neanche rivolgerci la parola. Dobbiamo riferirla più presso a Lady Pruna. Considerata la situazione, ci ritireremo. Ma visto che il gruppo è grande, ci vorrà un po' di tempo. Potresti ferire Lady Pruna e la principessa Zelda? Beh, sì. La missione è conclusa, Toriu. La principessa Zelda! Quella luce! Che significa? E se salisse ancora di più? C'è qualcosa se salgo ancora di più? Aio. Non riesco a salire ancora di più. E mi sa che... Aspetta un attimo. Se invece facessi così... Forse sì, Forse ce la facciamo. Vediamo. Riesce a prendere da lì Link? Sì, bravo, bravo Link. Bravissimo. Ok. Poi. Niente di particolare là, nulla? Saliamo ancora di più? Vediamo se riusciamo ad arrivare fino a là. Forse riusciamo a mettere anche i piedi. Sì, riusciamo a mettere i piedi. Avanti Link, fino alla fine. Oh, Korok. Credo. Non riusciamo a esamina. Sì, Korok. Oh, Korogu. Bene, a questo punto... Io, infatti Stella è là. Tornerei al sacrario di Konon Ishu. Visto che Stella è anche la vicina. Mi riprendo Stella e per l'appunto poi andiamo a parlare con Pruna. E immagino che poi da lì andremo anche alla prima torre. Ci dirà l'indicazione della prima torre da attivare. Così attiviamo questa zona e poi possiamo anche andare un po' in giro. Possiamo anche vedere uno dei sacrari... I sacrari che ho individuato. Oddio, potevo essere molto lontani, però. Tanto, abbiamo Stella, abbiamo un cavallo. E Lidia, se non sbaglio, si chiama così, no? Non ci dice nulla riguardo del fatto di aver visto un essere che si è materializzato in questo modo. Stella. Dove è Stella? Ah, no, dovrebbe essere là davanti. Sei rimasta là davanti. Vediamo. Sì, è ancora là davanti. Perfetto, brava Stella. Che cavallo affidabile.
è giusto una, perché in effetti sono un pochino storto con la sedia. Ok, andiamo Stella. Da Pruna, che tanto è qua. E in effetti forse la torre è anche là vicino. È quella per caso la torre da attivare? Perché in effetti ne vedo anche altre vicine, quindi forse è quella lì. Che poi, a parte il fatto... Aspetta, questo l'ha salvato? No, no, no. Era un'altra costruzione già fatta, però apposta che ti indica per l'appunto... Occhio, occhio Stella. Che ti indica per l'appunto come fare. Tra l'altro hanno già 4 segnalini in effetti. Bene, bene. Con calma, con calma, con calma, Stella. Però in effetti, un secondo, prima di andare da Pruna, quello cos'è? Quella cosa lì che cos'è? Chi avrebbe mai immaginato di poter vedere l'eredità delle leggendarie in questo modo? È sempre stato avvolto nel mistero. A ben vedere, dal nostro punto di vista, noi nel gruppo di ricerca Zono abbiamo tante belle rovine tutte da esplorare. Dovremmo apprezzare l'opportunità. Dovremmo apprezzare l'opportunità. Ma cosa sarà mai questo cataclisma? Lady Pruna sta studiando il cataclisma perché pensa che possa darci indizi per ritrovare la principessa Zelda. Ma per quanto ne so, non sto facendo grandi progressi. La principessa Zelda starà bene. Abbiamo queste rarissime rovine davanti a noi, ma sono troppo preoccupato per dedicarmi anima e corpo alle indagini. Beh, possiamo riferirvi che l'abbiamo vista, ma anche no. Aprite! Oddio. Aprite! Possiamo passare col cavallo? Sì. Stella, con calma, eh. Se non passava. Forse... Aspetta, forse no. No, non passa. Che cavolo. Perché di qua no? Ah, Ipu. Va bene. Zonanio. Per quanto? Ah, Rovali. Wait a minute. Cosa credi di fare? Quelli sono gli attrezzi che usa Joshua per le indagini nel sottosuolo. Non toccarli senza permesso. Se lo fai, sarai in big trouble. Anzi, se lo fai, così dovrebbe essere, sarebbe stato meglio. Vabbè, Rovali, con calma, eh. Ehi, you! Ti rendi conto di quanto ero preoccupato? Dunque, quello è il braccio di cui parlava Pruna, eh? Ah, sì, è in vero bizzarro. No, 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 ora non c'è tempo per quello. È vero che la tavoletta di Pruna? Non stai sfruttando al massimo la tavoletta di Pruna che hai con te. Puoi sbloccare altre nuove funzioni. Quando le indagini sotto suolo di Joshua si fermeranno... Ho intenzione di tornare al laboratorio del villaggio di Finterra e riprendere le mie ricerche. Vieni con me! Quando sarà il momento, seguimi fino al villaggio Finterra. La mia gola. La mia gola. Eccoci, Pruna. Bentornato, Link. Allora, hai scoperto qualcosa? Beh, un bel po'. La principessa Zelda. Al castello di Hyrule si è... trasformata in luce ed è scomparsa. Le tue storie superano sempre la mia immaginazione. Beh, se hai visto tutto con i tuoi occhi, devo crederti per forza. E in questo caso, dobbiamo escogitare un altro modo per trovarla. Se la principessa è volata via, perché non studiamo il cataclisma che sta affliggendo tutta la regione, ad esempio? Ci sono diversi posti su cui vorrei indagare un po' di più approfonditamente. Niente. E scommetto che queste indagini finiranno con il condurci da principessa. Tu hai la mia tavoletta, vero? Me la potresti mostrare un attimo? Sembra un po' consumata, ma... Beh, se non altro funziona. Vediamo un po' la mappa. Ah! Scusami. Pensavo di dare un'occhiata alla mappa di Hyrule con la tavoletta. Ma la torre topografica usata per registrare la mappa non è ancora pronta. Joshua?
Qual è lo stato attuale della torre topografica? Dunque... quella lì, eccola là. La parte esterna è terminata. Sì? Ah! Ah! Il dispositivo di teletrasporto deve essere ancora ultimato. Il dispositivo di teletrasporto, se manca solo quello, posso sistemarlo in un attimo, forse. Mi dispiace, Link. Ora ci penso io, ma mi serve un po' di tempo. Sarei stanco, immagino. Perché non ti riposi nel frattempo? Qui là forte c'è un'area abitabile chiamata rifugio d'emergenza. All'interno troverai dei letti gratuiti ed una cucina. È l'angolino ideale per tirare il fiato. Se vuoi sapere i dettagli... prova a parlare con la guardia del rifugio d'emergenza che è lì al centro del forte. Se vuoi prepararti a dovere... fai un salto in negozio di Mube. Mi trovi la torre topografica. Quando sei pronto per iniziare, fammi sapere. Joshua, finalmente è giunta l'ora di attivare la torre topografica. Mi occupo del dispositivo di teletrasporto. Click. Procedi pure, cara. Click. Signor sì, dottoressa Pruna. Farò del mio meglio. Beh, andiamo a riposare. Quindi, parliamo qua. Ok, il forte di guardia, sì, Nontis. Sì. Ah, scusate, sto controllando delle cose. È in basso. No. Beh, in effetti, rifugio d'emergenza, giustamente. È proprio il bunker. È il bunker antiatomico. O antitornado. In questo caso direi anche anticataclisma. Ok. Scendiamo. È piccolo non è però. Oddio, in realtà... vabbè, è un bunker, quindi. Vediamo. Tu che fai, caro? Ah, la guardia. E anche la sua arma è effettivamente molto corrosa, beh. Ehi. Beh, sai che... ma scusa, in effetti... in effetti perché non ci ho pensato prima? Perché non sono salito con Ascensus? Mi devo abituare. Vai! Sì, mi devo abituare ad utilizzare anche Ascensus per queste cose. Parla. Poi... la map. Immagino l'ha detto le mappe, no? Beh, se si chiama la map. Ma guarda un po'. Dei giustizieri? I popoli! Sì. I Rito, i Goron, gli Zora e le Gerudo. Ok, sì. 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 I luoghi! Gli insediamenti, ecco, questo potrebbe essere molto interessante. Vediamo. Quindi, il forte di guardia. Va bene. Poi abbiamo... a est abbiamo detto... il borgo di Rito nelle terre di Ebra, a nord-ovest di qui. Ok. Poi invece quello... cittadella Gerudo, terra Gerudo, ok. Poi il villaggio... no, i Goron, sì, terra di Ordin. Il villaggio da... che è dove si ricomincia tutto da capo, nelle terre di Akala. Poi invece... villaggio degli Zora, nelle terre di Ranel. La regione sud-est di Hyrule ospita diversi villaggi Ayla, situati nelle terre di Necluda. Ovvero, questo è qua. Il villaggio Calbarico, Calbarico che dir si voglia. La capovillaggio è tanto saggia quanto bella. Ok, d'accordo.
Va bene. Fin terra, ok, sì, con rovoli a capo. Il villaggio va a pesca, abbiamo veramente da capo e va a pesca, ok. Parlami di te! Alla prossima! L'ha fatto anche lui, lama de... Sì! Ma mi sbarazzo subito. Aspetta, mi sbarazzo subito. L'arma, lama... Tolgo questa qui. No, 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 no. Lama del Boblin, lama del Boblin. Subito. Ok. Oh, questo, 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 questo. Vediamo. Burman mi hanno detto di occuparmi della cucina. Vediamo quante ce ne vogliono. Solo una. Ne ho... In effetti quante ne ho io? Ce ne ho... Forse 10 e passa. Non mi ricordo. Adesso controlliamo comunque. Contentissimo, Burman. Beh, 2 cuori. Buono. Abbiamo quindi ottenuto anche un'altra ricetta, suppongo. Poi sempre con la... Immagino sempre la gazzetta, no? Poi vediamo. Ovviamente è fissato con le leggende. Cioè, vabbè, la map, legends, sono nome nomen proprio. Ah, sei già anche tu del braccio destro, eh? Le voci corrono veramente veloci qui. Ah. Un po' di acqua anche perché per fare roveli ho consumato un bel po'. Ok. Ah, dal villaggio calba. Oh, aspetta. Abbiamo anche tra l'altro qua. Ehi, Zelda. Vediamo. Regole del gruppo di ricerca. I sacrari. Le misteriose rovine a forma di bizzarra montagnola apparse in seguito al cataclisma sono definite sacrari. Stando al loro aspetto, si ritiene che siano vestigi della civiltà Zonau, ma non ci sono informazioni più precise. Durante le ricerche su rovine sacrari, concentratevi anche sulla loro forma e sui loro dintorni, come il cielo sopra di loro. Poi, baratri. Le grandi voragini apparse in tutto il mondo in seguito al cataclisma sono chiamate baratri. Producono un miasma tossico con il quale è meglio non venire mai a contatto. Se vi sentite male a causa degli effetti del miasma, abbandonate immediatamente la zona. Prima di entrare in un baratro, chiedete l'autorizzazione a Joshua, la ricercatrice responsabile dei loro studi. Il gruppo, fondato dalla principessa Zelda allo scopo di studiare rovine e documenti antichi con un metodo scientifico. L'obiettivo è adottare un approccio archeologico per poter ricostruire la storia di Hyrule. A causa del cataclisma, molte delle rovine della civiltà Zonau sono precipitate dal cielo. Per anni... Tale civiltà è stato un mistero, ma siamo riusciti a dimostrare che questa civiltà abbia prosperato nei cieli. Il nostro capo operativo Tauro è stato il primo a decifrare un documento Zonau, e le nostre indagini proseguono tuttora. I dati delle nostre ricerche sono tutti gestiti dagli specialisti del nostro quartier generale presso il villaggio Calbarico. Ok. Va bene. Comprensibile. È infatti anche molto tirata ed è comprensibile se sta sempre a pulire. Beh, forse dai detriti del cielo, appena ogni volta che si apre qua. Voglio dormire. Aspetta, subito! Visto che ho fatto abbastanza sacrari, posso subito, in effetti, qua, guadagnare un altro cuore. Sì, sì, sì. Aspetta, cos'è? Desidero... No, aspetta, cos'è? Qual era l'altra opzione, scusate? Ah,
Vigore, sapete che c'è? Vigore. Aumentiamo quello, bilanciamo. Tanto comunque sono già a 2, quindi poi mi faccio altri 2 sacrari. È sempre un miasma che è dentro di me, che è dentro tutti di noi, perché è la metafora dei tempi moderni, in cui sono persone che per l'appunto non ha, che sono inquinate dal mondo così com'è, dalle guerre, dai rapporti sociali, da tutto quanto. Noi abbiamo il miasma dentro di noi, è una parabola sociale molto importante. Non è vero, ma potrebbe anche essere in un altro mondo. Ok. Sì, ma io voglio dormire. Ah, aspetta. Vediamo. Enigmatici sacrari apparsi ovunque nel corso di una... Enigmatici sacrari? Aspetta. Ah, vabbè, sì. Sì, giusto. Ah, beh, in effetti è passato già qualche giorno. Che sei, Paperone Paperoni, che guarda i giornali dell'altro giorno? Che li trova per terra. Sì, ma io voglio dormire. Cioè... Questa è per... Veniamo. Cavolo! E l'abbiamo capito, in effetti. Sì, tra l'altro veramente la giustificazione in game del perché le armi si rompano è una cosa mostruosa questa, Aonuma! Qui... No, vabbè, tanto... Ah, in effetti avevo già preso senza parlare con lui. Va bene. Ah, mi sa che fa... Ah, no, sì, dorme di qua. Subito. Via. Dormiamo. Fino... alla sera. Perché sono le 6:10 di mattina, quindi... Ripostiamoci un bel po', anche perché abbiamo fatto... siamo caduti nel baratro, abbiamo cambiato il braccio, abbiamo fatto sacrare in aria, siamo scesi, siamo risaliti, siamo riscesi, abbiamo già affrontato un boss, parlando di tutte le cose che abbiamo fatto da quando la sera è iniziata. Abbiamo iniziato a costruire anche un po' in giro. Ora, se non mi dispiace, comunque sia, io risalgo, però, a modo mio. Via. Io. No, sì, perché mi confondo. Però quanto adoro quel suono quando Link spunta dall'altra parte. Lo adoro, proprio. Dun. È così sordo che è bellissimo. E mi sa che Prune è pronta, forse? Vediamo, Pruna. Questo va qui. Ah, no. Forse qui ci va quell'altro. Finito! Oh, Link! Sei pronto? Io ho appena finito con gli ultimi ritocchi. Ora il dispositivo di teletrasporto dovrebbe funzionare. Ehi! Bene, Joshua! Qui siamo pronti! Tira pure la leva! Ehi! Ehi, lo faccio subito! E... Quello era un pezzo di vecchio sacrario, per caso? Perché l'ho visto, l'ho riconosciuto. I sacrari vecchi di Breath of the Wild, l'ho riconosciuto. Intarsiato, combinato. Carino come lo fa. E attiva anche le altre torri vicino. E quindi tutte queste ci daranno la visione della zona. Dottoressa Pruna, anche le altre torri topografiche sembrano a posto. Adesso tocca a te, Link. Ah, aspetta. Puoi appoggiare la tavoletta su quel terminale? Beh, la appoggiamo. Ok. Sì, esattamente come le torri. Ed è energia blu proprio la torre. Oh.
La torre topografica è stata registrata sulla tua tavoletta. Ora dovresti essere in grado di usare il punto di teletrasporto. Si tratta di un meccanismo che ti permette di tornare sulla piattaforma di una torre topografica registrata ogni volta che vuoi. Eccezionale, non trovi? Ma questo non è l'unico pregio delle torri topografiche. La funzione principale delle torri topografiche è quella di sondare l'area per creare una mappa della zona. Le mappe usano le torri topografiche per scansionare il territorio e lo registrano direttamente sulla tua tavoletta. Beh, non ti sembra geniale? Ma ricorda che per fare le scansioni occorre sorvolare la zona con una paravela. E chi sa usarla meglio di te? È per questo che finora non abbiamo ancora potuto testarne il funzionamento. Quindi, ecco, è per te. Prendi. La paravela! Quanto mi sarebbe servita l'altra volta? Oh, finalmente! Posso vedere un secondo quale registro anche? Quindi, per fare le scansioni occorre sorvolare la zona con una paravela. Tra l'altro, condizione un po' particolare. E ora la dimostrazione pratica sta a te. Prima di tutto facciamo una scansione di prova. Ah, ecco! Potresti farti lanciare, fare una prova da quel punto di lancio? Nel mentre... Io ti osserverò dal centro di ricerca. Quando la scansione di prova sarà finita, terremo una riunione di aggiornamento sulle ricerche della principessa Zelda. A quel punto, come prima cosa, segnerò sulla mappa i posti dove si sono verificati i fenomeni attuali, anomali. Vai, e cerca di tornare indietro tutto intero. Ma tanto torni intero, no? Cioè, insomma... Vai. Oddio. Così però inquietante. Link, scappa. No, vabbè, non può, però... Eh? Ah, aspetta. Ah, perché deve essere per l'appunto il sondare con la paravela, giusto? Oddio, però. E quindi, per l'appunto, con il cavo da attaccare alla tavoletta. Oh. E vai, secondo title drop, però. E così le informazioni vanno per l'appunto direttamente là. E la mappa si è sbloccata. Ok, mappa sbloccata. E dobbiamo... Ah, ok. È stata anche registrata la mappa del cielo. Oh! Ok. Beh, Link! Ok, parabela non lo utilizzo ora, ma all'ultimo. All'ultimo proprio, è certo. No, i poteri al volo non possiamo utilizzarli. Però magari il reverto? No, neanche. Vabbè, parabela. No. Mamma mia, comunque. Allora, aspetta. No. Esatto. Oh mamma, il viaggio. Sì, Pruna, non sono morto, contenta? Bentornato! Mica male il tuo volo. Non mi sarei aspettata niente di meno da te, Link. Allora, com'è andata? Sei riuscito a fare una bella scansione della zona? Benissimo. Da questo momento in poi la mappa sarà un elemento determinante per la tua ricerca, per le ricerche. In ogni regione del mondo sono state installate delle torri topografiche e ora possono essere usate tranquillamente. E adesso ritorniamo al nostro discorso. Questo non è l'unico posto che porta i segni del cataclisma. Al momento ci sono vari punti di aereo in cui sono stati rilevati i fenomeni anomali. Potresti mostrarmi un attimo la mappa? A nord-ovest ci sono le terre di Ebra. A nord-est, le terre di Holdin. Le terre Gerudo si trovano a sud-ovest di qui. E infine a est ci sono le terre di Ranel. I posti in cui si sono verificati i fenomeni anomali sono concentrati in queste quattro regioni. Non ne ho la certezza. Però ho la sensazione che potremmo ottenere utili indizi sulla principessa Zelda investigando su quegli strani fenomeni. A proposito, dottoressa Pruna, è solo una voce, però... Sembra che qualcuno abbia avvistato la principessa Zelda al borgo di Rito, nella zona nord-ovest di Ebra. Una voce? Capisco.
In generale non mi piace agire in base a informazioni non verificate, ma date le circostanze potrebbe trattarsi di un indizio di importanza cruciale. Oh, Link, scusa, stavo quasi per dimenticarmene. Stiamo richiedendo al giornale di collaborare alle ricerche per trovare la principessa Zelda. Non c'è nessuno mi ha aggiornato di loro, in quanto notizie di Hyrule. La sede del giornale è davanti all'ingresso del Borgo di Rito. Se ti trovi da quelle parti, passa a salutare la direttrice. Ti aiuterà di certo. Porterò avanti le ricerche sui baratri e sulle rovine cadute in seguito al cataclisma. E studierò anche gli insediamenti, i luoghi frequentati da molte persone per trovare la principessa. Indizi. Conto su di te, Link. Devi indagare su quei fenomeni anomali. Sono sicura che ci permetteranno di saperne di più su dove si trova la principessa Zelda. Ok. E adesso... aspetta, con Robly, aspetta che vuoi fare tu. Ah. Ok. A questo punto direi... oh, ma tu guarda. Ma tu guarda un po'. Sì, funziona. Beh, comunque sì, è vero. Ho fatto un gran bel volo, questo è vero. Mi chiamerei Link. Sì. Sì, esatto. Vediamo se adesso arriva lo sconvolgimento. Eh? No, no, no. No, Pen. No, vabbè. Glielo dico io, glielo dici tu, Pruna, per caso? Non lo so. Tra l'altro mi dispiace per quel povero tizio che si sta allenando in fondo a sinistra, ma che è rimasto bloccato perché stiamo parlando con Pen, quindi è pronto a sferrare l'attacco, ma non può, è così. È fermo. Perché Reverto funziona... anzi, questa è la funzione temporale di Reverto, proprio quella che blocca il tempo, e che funziona anche nelle conversazioni, è chiaro. Ah, è nella gazzetta! Oddio, povero. Veramente il pendolare. Oh. Sì, 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 sì. E tanto, tanto devo andare, ma non adesso. Non adesso. Adesso invece voglio. Usciamo da qui. Attiviamo anche questa quest. Madonna. Il sottosuolo. In effetti non siamo ancora andati nel sottosuolo noi. Tanto notare che abbiamo il disegno proprio della tavoletta di Pruna là appeso. E poi in realtà, a parte, ho già trovato un punto di un baratro, anzi proprio un pozzo, perché ho visto che c'è proprio un po', almeno, forse non proprio baratro, però ho visto proprio un punto di pozzo, l'ho segnato sulla mappa e ho già intravisto che c'è roba sotto, quindi credo che anche da lì si possa scendere. Tanto ci sono io, tanto ovviamente è... figura umanoide. Sarebbe il Ganondorf? No, spero di no. Josha, la leader dell'indagine sottosuolo. Sì? Sì? Allora, sì, tra le cose raccolte dal gruppo di ricerca durante le indagini nel sottosuolo. Ah, qui! Oh! Ah, intende per l'appunto pittura rupestre. Quello penso che sia uno Zonao, credo. Ah no, per il sottosuolo. Ecco appunto, ovviamente. Ah, quindi io e Robly? Io e Robly? Oddio, no. A sud del forte di guardia. Beh, andiamoci, perché così vado a vedere anche le parti di sotto. Sì, 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 andiamo, dai. Eh?
Intanto Rovali è già partito. Sì. Seme luminoso per 10. Beh, dai. Frecce di legno per 5. Buono. Provo, grazie Joscia, grazie mille. Ok. Joscia, è stata aggiunta la guida dei personaggi. Ok, però io prima voglio riprendermi per l'appunto Stella, scusatemi. Stella? Dovrebbe essere ancora là dietro, voglio dietro alla porta effettivamente. Però questo qui chiaramente ci sono cose da fare. Qui chiaramente è tutta roba che si può combinare. È però ancora legata. È chiaro? Ok, andiamo Stella. Guardi qua. E poi posso anche immaginare Stella che ha visto Link saltare verso l'alto. Avrà fatto così con la testa. Lei sarebbe venuto anche il torcicollo, poveraccia. Guarda Stella, futuri tuoi amici. E mi asma ed è anche mi sa luna rossa. Sì. Quando il bagliore della luna tinta di rosso accarezza la terra, gli spiriti dei nostri ritornano. Vediamo, ci sarà di nuovo Zelda per caso? Sì! Strana questa cosa comunque, cioè... Proprio in Breath of the Wild avevamo i momenti in cui proprio venivamo attaccate nei mostri con la luna rossa. Questa volta no, perché Zelda ci protegge sempre. Proprio il blocco totale. Oh, ecco il miasma. Quello sarà per... è il baratro quello, no? Tra l'altro vicino ad un sacrario, mi sa. Sacrario che ho già fatto, sì. Ah, sì, ok. Andiamo da Robeli. Oddio, no. Proprio si è schiantato con... Stella, calma però. Prima ammazzi dei volatili, poi ti schianti... Ok, con calma. Esatto. Poi ti schianti contro un albero. Ma di brutto anche. Ok. No, quello non è Robely. Vabbè, sai che c'è? Forse è meglio che faccio così. Lasciamo Costella. Perché immagino che... tutto questo miasma non faccia bene neanche a, neanche a Stella. Ok, vediamo. Ah, Robely è già giù! Beh, alla salute. Oh mamma. Aspetta, c'era già una cosa sopra? Aspetta. Ok, sottosuolo. Prendiamone. No, non lo possiamo prendere ancora. Ah. Ok. Ce li ho io, tranquillo. Verso quella luce laggiù. E poi è scomparso? Ah no, verso... No. Ah, abbiamo comunque dei punti di riferimento. Mamma mia, quanto è buio. No, scusa. Volevo dire di sì. Ok. Oh. Sì che l'attacco. Oh. Meglio avvisarlo.
Ah, tutto il dialogo mi fa rifare. Non c'è musica, tra l'altro, eh. Ah. Sì. Ah, vabbè, mi ripeto la stessa cosa di prima, soltanto... Ah, che sollievo, ok, ok, ok. Vabbè, no, utilizziamo le frecce qua. Oh. Ok, abbiamo anche... Chi sono loro? Non le posso prendere. Allora, partiamo... Sì, vediamo quanti... No! Ok... Seme luminoso... Quanta roba in effetti? Seme luminoso... Per 29, beh... Ottimo! Questa luce qua, radice di Tini Swodge. Ma aspetta! È sacrario! È tipo sacrario! Oh! Credo. Vediamo. Che cos'è? Oppure illumina la zona. Oppure ti crea anche un portale per un sacrario. No, 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 illumina. Inchia se illumina. No. E c'è anche... Che cos'è? Ah no, teletrasporto! Abbiamo anche il portale per il teletrasporto! Ah, bene. Molto, molto bene. Eccellente. Riusciamo a riprendere? No. Dove sta la freccia che ho lanciato? Vabbè, è sparita. Va bene. Beh, molto luminoso qua, ora si ragiona. Quindi andiamo da questa parte anche. Seguiamo un pochino le indicazioni qua. Lucciola d'ombra. Un insetto che vive nei baratri oscuri. Le sostanze luminescenti che produce permettono di creare una pozione che fa illuminare leggermente da chi la consuma. Oddio, il Link fosforescente. Aspetta, questo cos'è invece? Fiore frastornante. Un fiore selvatico da profumo talmente inebriante che lascia chi lo inala confuso e disorientato. A tal punto da non farli più distinguere alleati e nemici. Oh, Ganondorf, vuoi per caso questo fiore? No, perché mi sa che è molto saporito. Proprio il succo del fiore è tanto, tanto saporito. Guarda, figurati. Allora, invece questo qua... No. Ah, mi sono confuso. Ah, ho sbagliato. Sono tornato indietro. Oh. Benissimo. Alla grande. Perfetto. Voglio saltare questo dialogo. Sì. Ah. Arrete. Di nuovo. 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 Ok. Quindi. Dobbiamo andare per l'appunto. Vabbè. Da questa parte. Dov'è che stava? Di qua. E poi dritto. No, scusate, che mi sono riabituato sempre a Xenoblade, quindi con la corsa in automatico. E vabbè. Quindi per di qua, poi dritto. Mamma mia, di là. È buio pesto di là. E mi sa che non si può andare con i piedi su quella, o sbaglio? Madonna! Proprio no! No, 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 no. Non puoi andare proprio. Lucciole non le riusciamo a prendere. Ci manca in effetti la rete. Mamma mia la musica. Perché è calma, però poi all'improvviso, a quei momenti... Poi prendiamo questo invece. Affumiceto. Un fungo che, se sollecitato, rilascia una nuvola di finissime spore. È troppo amaro per essere commestibile. Ne prendo un altro.
Ok, qua è totalmente buio. Quindi, meglio utilizzare una bella freccia con un semiluminoso. Perché se no... tra l'altro anche... Ah, no, diventa proprio... No. Se la freccia si pianta, diventa proprio pianta luminosa. Guarda un po'. Potevo lanciare un po' più lontano, no? Meno male che di là abbiamo altro. Abbiamo anche... Chi è quello? Chi sono? Non mi piace. Sono nemici corrosi, addirittura. Freccia, va bene? No! Dal miasma, no! Non posso più... Oddio, no. Aspetta, ho bisogno di... Ok, questi mi fanno fuori veramente in pochissimo tempo. Se non faccio qualcosa... Oh, oh sì, oh sì, oh sì, oh sì, oh sì, 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 sì. Oh sì, aspetta, 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 perché a questo punto... Oh mio Dio, no! Dov'è il mio... Dov'è che ce l'ho? Dov'è? Eccolo qua. Sì. Sì. Ah no, scusate. Via. È così. Vanno da soli. Però aspetta, voglio fare la prova. Voglio vedere se riesco effettivamente a fare la cosa di là che avevo visto l'altro giorno. Allora un attimo, perché intanto cambiamo l'arma. Poi vado con il martello con masso. Prendi, prendo questo intanto. Mamma mia, che problemi comunque, che ho pochissima vita. Vediamo. Vediamo se lo riesco a fare. Ok. Allora, un secondo che devo fare una cosa prima. Quindi... Levati! Ok, subito, fiore frastornante, vai! Poi... Oh, tra l'altro si è rotto, ok, va bene. Sai che c'è anche questa allora. Madonna. Devastazione totale. Un po' troppo però, eh. Ok. Martello con roccia postissimo. Che è quello che avevo lanciato prima, in effetti. Poi. Embe. Non è che abbia così tante frecce, eh? A questo punto, fiore bomba. E subito! Beh, tanto zonanio comunque. Oh, a 100 l'altra batteria. No, beh, siamo in effetti oltre un... Beh, oltre un quarto. È tutto qua, tra l'altro. Tutto qui. Ok, vediamo. Però ho bisogno di avere di nuovo vita. Come faccio a tornare con la vita? Oh, signore! Oh! Aspetta. Vabbè, questo non c'entra niente. Zonanio. Quanto zonanio? Una marea. Beh, in effetti siamo nel sottosuolo, quindi... Scava. La roccia in fiamme? Ah no, è il bastone. In effetti... Allora, aspetta. Ok. Io mi sto perdendo, chiaramente. Ok, no. Di là c'è un'altra zona... da poter illuminare. Però devo vedere prima di tutto com'è la strada. Perché là vedo delle fiammelle... Allora... Vedo fiammelle blu e non so se fidarmi. Sì, cosa molto buona è illuminare. Ecco appunto, eccola. Ecco qua.
Aspetta. No, volevo fare il parry. Aspetta, allora a questo punto facciamo fare la schivata. Oh. Ok. E come faccio a tornare? Ah no, giusto. Con la radice, giusto. Però è lontana ancora, non ce n'è una più vicina. È lontana, tanto, tanto lontana, a meno che... Ok, io non salgo di là, non mi importa niente di te, non al momento. Ho bisogno prima, quanto è lontana quella cavolo di radice. È troppo lontana. Forse non troppo. Fiore bomba. Interessante. Forse non troppo. No. Dai che ci siamo. Dio mio, non si vede una mazza sopra. Dai Link, che manca poco. Quanto vorrei altri fiori confusionari? Riusciamo in effetti a prendere questi qua? Sì. Accovacciandoci, sì. Vai, Link, vai. E l'altra, via. Poi qua c'è... Ah, il fiore frastornante, perfetto. Poi la strada è questa qui, credo. Ok. Molto Roboli! Ho trovato anche Roboli! Però prima ho bisogno di rifarmi la vita. Prima la vita. Radice di Yai Usus. Yai lo dico anche io. Oh, mamma mia. Ridammi la vita. Vabbè. Ah, comunque, tanto comunque sia. Gli oggetti ce li ho, no? Infatti, 11 mele. Virulino. Ok, poi che altro? Sì. Sì. Che vuoi scalare, scusa, Link? Dov'è che... Ah, no, non di qua. Dov'è che sta... Ecco, Roboli! Scusa. Eccoci qua. Dove cazzarola eri finito, tu? No. Com'è che... Un attimo. Che voce gli avevo dato prima... Wow! Questa specie di radice luminosa emana davvero un sacco di luce. Sembra quasi di essere di nuovo in superficie. Ma non è solo la luce, c'è anche qualcos'altro. È come se mi riempisse di energia vitale. Ehi, you! Finally! Era ora che arrivassi. Ho una cosa da farti vedere. No, forse è meglio farla così, perché se faccio veramente troppo non riesco. Ha due gambe e un braccio alzato sopra la testa. Non ti sembra uguale alla figura disegnata sul frammento di cui parlava Joscia? È arrivato il momento di usare lo scatto immagini. Mi chiedo perché tu non l'abbia ancora usata. Che strano. La scatto immagini è una delle funzioni base della tavoletta di Pruna. Puoi darmela solo un secondo? Certo che te la do. Oh, unbelievable. Sia la scatta immagine che il compendio di Hyrule sono bloccati. Dammi solo un minuto. Un soffio di fiato e un attimo ancora. Se ricordo bene, basta premere questo pulsante mentre tengo premuto lo stick. E poi toccare qui. Scatta immagini!
Scatta immagini, cavallo! Fatto! Adesso puoi usare la scatta immagini anche il compagno di Hyrule. Forza, vuoi scattare un'immagine della statua umanoide? È una buona occasione per provare la scatta immagini. Testing è una delle mie parole preferite. E quando avrai finito, vieni a farmi vedere il risultato. Sì, è un po' un problema, è un po' un problema. Tra l'altro, da notare che queste sono le foto che ha fatto Zelda, che abbiamo fatto anche per Zelda, questa qui, all'inizio. Ah, no, 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 che ha fatto Zelda sempre all'inizio, quindi sono tenute narrazione anche così, perché giustamente Zelda l'ha fatta e quindi sono salvate. Bel tocco questo. Allora, com'è che si fa in effetti per scattare? Ah, vabbè, così. Credo. No, cannocchiale. Ah, vabbè, ah, giusto, è vero, 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 perché c'è il comando qua, giusto. Via. Ok. Ehi, hey you, com'è andata? Se hai immortalato la statua umanoide con la tua scatta immagini, allora sbrigati. Mostramela subito. Ehi, you! Sei riuscito a scattare una bella immagine? Beh, guarda qua. Ah, è wonderful! Sei stato molto bravo. Sono sicuro che Joshua sarà soddisfatta. Prima la radice luminosa, e poi la statua. Chissà quante altre cose si celano in questo luogo. Sono sicuro che se concentrassimo qui le nostre energie, saremmo in grado di fare moltissime nuove scoperte. Ma first of all, torno indietro. Ci vediamo al forte di guardia! Non facciamo aspettare Joshua. Io, a parte il fatto che devo ripostare la voce perché così me l'ammazzo. Oh no. Vedo gente, vedo bokoblin oscuri, miasmatici, con tanto di accampamento e fortino. Oh no. Il che in realtà vuol dire che c'è anche uno scrigno da queste parti. Ma anche che è molto pericoloso. E infatti, però io ho effettivamente le frecce qua. No, no. Allora, posso utilizzare la freccia qui? Aspetta, aspetta. Sì. Sì. Anzi, contro di lui anche. Sì. Io voglio vedere se riesco effettivamente. Allora, aspetta. No, perché c'è bisogno che magari Ah! Allora, aspetta. Allora, questa è una cosa molto interessante. Se riesco a prenderlo con... Oh! Sì? No, l'ha ammazzato subito. Volevo che in realtà facesse casino. Non mi piace. Ah, io no. Meno male che è vicino, meno male che è vicino. Oh, ho sbagliato il comando in effetti per... Oh. No. Aio. Aio. Male, 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 male. Male, tanto, 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 tanto male. Tanto, tanto male, aspetta. Tanto, tanto, tanto male. Dov'è? Eccolo. Ok. Corno di Grublin. Ok. Ma in effetti, se vado di qua, si resetta per caso la zona? Freccia. Freccia, 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 sì. Ho bisogno di tante cure comunque per stare in questa zona. Ho bisogno veramente di tante. Ok, a posto, sì. Ok, d'accordo. Va benissimo. Quindi, un attimo. Beh, sì. A male estremi, estremi rimedi. Quindi.
Ok. Anzi, sai che c'è? Aspetta. Bomba. Olè. Schiantato proprio, ma male. Freccia di legno, a posto. Aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta. Perché voglio fare... Vorrei provare a fare una cosa. Zonanio gigante! Ottimo. Posso andare da qui sotto? No, non si può. Però sarebbe stato un qualcosa di clamoroso. Ah, aspetta un attimo. Ah, aspetta, Pepe, giusto. Scusate un attimo. Giusto, giustissimo. Aspetta, Pepe. No, mi confondo sempre con i tasti. Ok. Cosa posso prendere di qua? Sì. Oh! Aio! Però se lo prendo con una freccia... Vediamo. Quanto ci vuole ancora? Oh, a posto. A postissimo adesso. Prendiamo anche le frecce. Ok. Quanto zonagno qua? Mi faccio un altro pochino di giro qui nelle profondità. Poi andiamo a vedere per almeno un sacrario. Semiluminoso gigante per 5. Oh. Ma in effetti scusate. Scusate. Risparmiamo, no? Prendo qua, poi attendo. Oh, ah no, eccoli. Eh beh, ho risparmiato un pochino almeno. E quello cos'è? Ignorare, ignorare, lascia stare, ignorare, ignorare, ignorare. Oh, fiore frastornante, un altro pure, eccellente. Ok. Dove stanno altre radici da queste parti? C'è un altro fortino, ma lo ignorerei questa volta. Bomba! Allora, vediamo. Pensate a poter utilizzare i mezzi anche qua. Ci sarà un modo, cioè... Ci deve essere un modo per arrivare anche con i mezzi. Però scusa un attimo. Ora che ci penso. Ma, non c'è un punto... Ah no, questo... No, scusate. No. Che? Uno non può neanche pensare di ascendere in santa pace. Che balle. Allora, il bello è che di là sono stavo tornando indietro. Bomba. Quindi mi sto iniziando a perdere. Però. No, allora aspetta un attimo, perché di là poi... credo che ci sia l'altro pure, no? No. Allora. Punto originario. Poi di qua... Devo andare da questa parte, ok. Ma quanti accampamenti ci sono? Quante lucciole qua anche? Vediamo. Ho qualcuno, tutte le calcagna. E prendo comunque due lucciole. In ogni caso. Aspetta. Levatevi. Ok, quello è l'accampamento di prima. Lo riconosco. Quindi da questa parte. Di qua.
di là. Ma di là torno indietro. Ok, proseguiamo da questa. Ah, eccola, di là è tutto buio. Ok, da questa parte, da questa parte. E cavolo se buio. Cavolo se buio. Ah, ok, soltanto per segnalare che sono tornato alla radice. Meno male. C'è qualcosa... Sì che c'è qualcos'altro. È come se c'è altro da queste parti. La desolazione... rende davvero benissimo qua, perché è proprio il sottosuolo così... così veramente desolante, così cupo, tetro, rende veramente benissimo. Guardate qua, non si vede una mazza! Si riesce a vedere soltanto un po' del miasma, si riesce a intravedere il miasma che ha preso varie zone da quella parte. E aggiunge veramente tanto all'inquietudine. Guardala, guardala. Non guardiamo là però. Piuttosto freccia. Vai. Oh, abbiamo miniera della valle del Daphnes. Miniera. Quindi zonaio? Anche? Ma chissà che altro pure. Vediamo. Allora, di qua... sì. Dai. Ok, era totalmente... Forse non troppo inutile, perché comunque sia mi fa vedere un pochino la strada di là. Però... Eccole! Eccola. Eccola. Zonanio! Volevo dire zonanio. Zonanio. Tra un po' arriviamo a 100. Non manca molto. Se andiamo anche così, poi non ne parliamo neanche. Oh mamma. Sì, ma in effetti ha ragione, cioè. Ehi ho. Andiamo a lavorar. Beh, a questo punto utilizzerei una freccia. Vediamo. Gran clava, lama del boblin. No, prima freccia, perché tanto ho anche le bombe. Però un po' lontano. Oh! 10! Io, più di 10, 81! Non manca veramente niente. Vabbè, qua potrei anche utilizzare Ascensus, ma è inutile. Però in effetti di qua Ascensus... da dov'è che si può utilizzare Ascensus nel sottosuolo? Ancora no. Voglio altre zone con zonanio. Datemi altre zone con zonanio, vi prego. Altre zone con zonanio. Anzi, no, scusate, prima di tutto... Un'altra radice che ho un po' paura. Ho molta paura, anzi. Andiamo per di qua. Che c'è di qua? Vedo luci blu. Non mi fido delle luci blu. Dov'è che sto andando? Ah. E se scala. Dove accidenti stiamo andando? Tutta zona, tra l'altro, con due cuori. Con soli due cuori. Ecco. Rischiamo? I Pooh, eccoli qua. Essenza spirituale luminosa, reperibile qua e là nel sottosuolo. Sfarfalla senza un ritmo preciso e non è caldo al tatto. Collezionane molti e potrebbe succedere qualcosa di bello. Ok, due. Beh, almeno non sono pericoloso. Ecco, parlando di pericoli...
Tra l'altro, scusatemi, ma devo capire meglio quanto. Beh, comunque illuminano veramente tanto. Allora, aspetta, perché in ogni caso io qua avrei anche da mettere un'altra così. Ho bisogno comunque di altre frecce. Beh, facciamo subito. Ecco. In un colpo solo. Ce n'era un altro anche? Tra l'altro aspetta. No, non si è generato il fuoco. Prendiamo anche questo. Aspetta. No. No, che cosa vuoi fare? Aspetta, ecco, appunto. Aspetta. Posso fare questo però. Allora, se... Ok. Ah, oh. Però aspetta. Vediamo quanto danno... no, ovviamente sono, si sono spostati. Però aspetta, li sposto di qua. Li sposto di qua. Venite qui, venite qua. Fatemi del male, su. Fatemi del male. Ah, io no. Sì, sì, li ha presi. Li ha presi un attimo. No. No. Perché sono finito là? Ah, mi farà ripartire, immagino, comunque, dalla miniera. Non è un bruttissimo punto da cui ripartire, eh. Non è un bruttissimo punto da cui ripartire. Se è quello, come suppongo. Ah, no, da qui. Ancora meglio. Ancora meglio. Quindi. Aspetta. Però, per dopo. Poi. Di nuovo. Mico. I tasti. Poi qua. Credo che sia meglio. Ok, ci mettiamo così. No. Ecco qua. Ok. Poi prendiamo ancora questi così qua. Veramente tanti comunque. Vorrei tanto effettivamente utilizzare come ho fatto prima. Però sai che c'è. Abbiamo anche il fiore confondente. Spe. Sì, spe. Madonna, per poco. 10 siamo tra loro. Ah, oh. Siamoli tra loro. Ok. Aspetta. Aspetta. Vai. Poi, aio. Vieni qua. È difficile da combinare comunque. Però è una figata. Se la riesci a combinare è una figata, però è difficile. Vai, vigliacco! Oh, mamma mia! Ora, quante soltanto? Pochissime. E ho anche sprecato. Tra l'altro ho anche rotto l'arco.
Ho bisogno di frecce. Ho bisogno di tante frecce. Lì è da dove sono venuto. È ok. Riesco a prendere senza... Ok, a posto. 91, 92. Tantissima roba, veramente. Me ne mancano niente e poi riusciamo a fare il 100 per la batteria. Scudo Boblin! Vabbè, non vale quanto il mio. 93. 94, anzi. 95, beh, in effetti ho fatto esplodere la freccia bomba contro il blocco, quindi giustamente. No, comunque è comico. Volevo fare anche un po' di sacrari, ma niente, mi sa che li facciamo domani. Pesci pure! E non ho però la canna da pesca. No! No, 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 no. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Però, a questo punto direi di utilizzare la bomba e la lanciamo. Anzi, non ancora martello con roccia. Donagno grande. 97, è ancora di là. 100! E passa anche. Oh, devo ricordarmi poi dov'è che si va per fare il cambio. Intanto mi devo ricordare che si va da questa parte per... Che cos'è questa zona qui? Aspetta, 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 aspetta. Ho bisogno di luce. Ho bisogno di luce, perché quella è una cosa abbastanza particolare. Ho bisogno chiaramente di luce. E la... Ah, sì, aspetta. Però non adesso. Ok. Oh. Zonagno anche, zonagno, a posto. Ok, ho bisogno di capire. È un meccanismo per caso questo? Allora, freccia. Oddio! Mio, mio, tutto mio, tutto mio, 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 tutto, tutto mio. Abbiamo turbine, abbiamo anche ruote. Abbiamo anche... E... Che l'è quella roba là? Ah, tavole, con già ruote, con già delle ruote. No? Na 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 na. Dio, mi sta già venendo in mente la cosa assurda, magari lanciarsi con questo da una parte da utilizzare come trampolino, poi salire sull'aliante, staccarsi dall'aliante in tempo per volare dopo aver preso lo slancio. Non so se me lo permette di fare, nel senso più che altro del momentum. Se il momentum accumulato, mettiamo caso, da una discesa, dove utilizzo... Mettiamo caso che non stia una discesa dove ci sono, dove c'è il coso proprio per scendere con l'aliante. Quindi magari vuoi per l'appunto qualcosa che ti dia la spinta. Però abbiamo anche le turbine. Abbiamo anche le turbine. Tre però. Soltanto tre. Ok. Ora, non so quanto serva questo. Più che altro, vorrei capire. Beh, intanto io faccio l'attacco così. Io intanto attacco così. Vabbè. Un po' no, un po' troppo... Al centro. No, non tu. Parlavo dell'aliante. Andiamo. Vediamo se metto però questo. Regge ancora? Quanto regge? Regge ancora. Beh, oibò.
Partiamo. Beh, che spostiamo. Oh no no, aspetta. Che sono questi cosi qua? Non hanno il miasma però. Il che è buono. Zonai! Zonanio, cioè. Oddio, lui ce l'ha! Il ciuccio scuro ce l'ha! Aspetta tu. No, aspetta un attimo anche tu. Aio. No! Non così però, non dall'esserino così però, no. No. Io prima di terminare voglio vedere se riesco a trovare un altro, un'altra radice, così possiamo salvare. Più che altro trovo il punto là e poi risalgo. Da qui? Quanti ne odi? Da qui proprio, è tanto. Vabbè. Beh, che mettiamo anche un po' di luce. Beh. No, devo fare come si deve in tempismo corretto. Ah. Per poco non finivo veramente male. Ahia, adesso sì però. Non riesco proprio. Molto male come tempismo. Muorici. Oh. Ma male. Scudo Boblin, vabbè, non mi serve a niente. Corno di Lisalfos, va bene. Artiglio di Lisalfos, ok. Perché se vado più avanti torno nella zona di là, dove ho visto tutto quel ben di Dio. Sì. Chiave frastornante, a postissimo, molto buono. Sì. Ok, zona di sicurezza, la chiamiamo questa. Di calma, di sicurezza. Allora la zona particolare mi sa che è da quella parte. Allora, sì. Sì. Ecco, per la punta anche di qua, però prima... Zonanio. Ok. Però non trovo... non stiamo a 100, però quasi, credo. Allora, aspetta un attimo. Perché prima mi tolgo quelli là e meglio è. Prima mi tolgo quegli esserini là, meglio è. Esserini che però non spuntano qua adesso, perché prima sì. Il punto è lo stesso, eh. Qui c'è il deposito, quello è chiaramente, chiamiamolo deposito per quello che è. Allora, quindi dicevamo comunque sì. Aspetta, freccia. Ho visto un'icona un attimo a spuntare, pop up. Per cos'era? Ok. No? No, scusate, prendiamo bene. Poi. E poi turbina.
No. Beh, va bene, comunque vai. Aspetta, perché... tra l'altro, in effetti... in effetti, bisognerebbe vedere se... Oh, oh. Dov'è che sono? Li ho sentiti. No, non voi. Sarò là. Dove sta andando il mio piccolo? No. Ma perché così scende così tanto? Fermo! Fermo! È andato da tutto... da proprio... però di là... la radice è di là. Molto lontana. Ok. Zonanio, a posto? Intanto voglio vedere in effetti qua che c'è. Ho veramente poche frecce. Ho veramente poche frecce. Ecco dove erano. Beh, intanto mi faccio... Cos'è quella cosa immensa che sta là in fondo? No, io là non ci vado. Io là non ci vado, no. È piena e putrefatta di miasma. Proprio no. No, 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 no. No, 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 no. Intanto comunque 12 pu. Dobbiamo totalmente ignorare... Lasciamolo dormire. Lasciamolo dormire putrefatto com'è. Io non rischio. Prima semmai trovo un altro punto di teletrasporto. Poi magari rischio. Però prima no. Troppo lontano. Non voglio rinunciare un'altra volta a tutto. Cazzo, dov'è il mio piccolo? Il mio piccolo dov'è? Potevo utilizzarlo di qua. Potevo utilizzarlo di qua, accidenti. Perché di qua che cosa c'è in effetti? Quante frecce ho? Ah, giusto. Beh, non pochissime. Oddio, pochissime. Ok. Il mio veicolo. Uiu, meno male. Quella è un'altra radice. Sì. 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 Cosa c'è qua? Fiore bomba. E no, basta. No! Quant'è che devo rifare? Quant'è che devo rifare? Dimmi che non è dallo stesso punto. Dimmi che... Mi sa che è diverso qua. Dimmi che non è dallo stesso punto di prima, ti prego. Dimmi che non è dallo stesso punto di prima, ti prego. Dimmi. Oh! E quindi... oh, quanti di Zonanio? Dov'è? 95 a posto. A postissimo. Ah, è prima dell'orrore. Ok, beh. Hai fatto un tuo grande dovere. Mi hai salvato. Grazie. Ora, comunque, rimani putrido là dove sei. Non fare niente. Rimani così. Perfetto. Che putridume, Dio mio. Mamma mia. Allora, visto che questa zona so che è sicura, lasciamo stare. Con la freccia la utilizzo. Perché sento... No! No! No, 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 no. No, 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 voi anche fermi. Vabbè, in effetti comunque ho tre cuori. Fermo voi, fermi, fermi tutti, fermi, fermi. Cazzarola! Almeno... beh, no, in realtà è meglio. Posso recuperare. Frecce. Forse un casino, ma ricavo tanto dal casino. Vai.
Ok. Ah, perché qui è un accampamento, ecco perché. Allora aspetta, visto che ha frecce. Aia, no. Visto che ha frecce. Ok. 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 Chi è? C'è qualcun altro? Ok. Scontro disastroso per molti versi. Oddio, ancora! No! Aspetta. Ma dove? Dove sei? Ah, arciere! Meglio, meglio! Sparisci! Anzi, no, aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Via. Vai! No! Con cosa? Con quella ro... Quella ti deve tornare indietro. Vabbè, meno male che riprendo. Sì, arrivo al seme e poi terminiamo. Aspetta. Ah, vabbè, perché comunque sono spostato però. Mi sono spostato. Da dove? Beh, all'accampamento proprio. Ok. Quindi con molta calma. Non ho preso una mazza? Ok, almeno uno l'ho preso. Ok. Ah, giusto, ho le frecce anche confondenti. Vero, vero, aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Vai. Vai. Aiutami. Dammi una mano. A posto. Ok, va bene così, anche sul suo colpo va bene. Ottimissimo. Ok. Già, Vellotto, che è proprio comunque poco potente. Vabbè. Vai, 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 vai. Devo poi andare a fare il cambio per la batteria. Perché la quantità ormai è ben più che sufficiente. Ma ovvio, ben più. Allora, aspetta un attimo. Ok. Ok. Ce n'era un altro di qua. Vabbè. Oh, ah, mi sa che è quello di prima. Non moriamo però così, eh. Allora, aspetta, no. Oh. Purtroppo non possiamo salire. Non possiamo utilizzare la paravela qua, mi sa. Frecce di legno per 5, mandiamo. C'è però qua... Oh, aspetta, ancora, 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 ancora. Per magari utilizzare un'altra arma. Ok. Zonanio, 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 zonanio. Ok, cioè, in realtà è quello di prima. Ah, ecco l'altra radice. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Mamma mia, questo giro però. Ok. Poi qua sarà da tornare anche quando magari avrò ben più di questi cuori. Ah, vabbè, no. Finisco completando la quest. Sì, giusto, in effetti. Perché non l'ho... Tecnicamente non l'ho ancora completata. È vero. Oh, no. Ok, io... No, 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 basta. Basta scontri, basta scontri. Quindi io andrei di profilo basso. Con molta calma. Poi di corsa.
Anzi, no, aspetta, prima per essere sicuri. Ah, ah. E vai, radice di Salam Alamin. Uoni Ikaim. Vabbè. Ah. Mandiamo. Beh, 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 beh. Non male. Nonostante le difficoltà, non male. Anche di doppiaggio in certi frangenti, non male. Ok. Io a questo punto tornerei sopra. Superficie. Infatti ho scoperto punti. Tra l'altro lo stallaggio del fiume è ancora non coperto dalla mappa. Beh. Torre del forte di guardia. Via. Parliamo con Rovoli. Ammazziamoci la gola per un'altra volta questa sera e poi basta. Beh, a parte gli scherzi, giro davvero interessante comunque. No, non sto scherzando. Beh, abbiamo visto il sottosuolo, abbiamo esplorato anche un bel po'. Siamo andati al di là della zona di Hyrule, della zona a sud di Hyrule. A fatica, però... Rovoli sarà... E di là. Oh, eccolo qua che parla con Joshua. Hey you! Sei tornato! Mostra a Joshua l'immagine della statua umanoide che hai al mio mente scattato. Sì, è questa! Non c'è dubbio. È uguale all'immagine raffigurata sul frammento. Sì. Ti ringrazio, signor Spadaccino. Guardando questa immagine, risulta evidente che le statue disegnate sul frammento rappresentano delle persone. Sì, questa è una scoperta sensazionale! In altre parole, significa che delle persone abitavano in sottosuolo. Se continuiamo le ricerche, troveremo altre prove. Ora, non c'è tempo da perdere. Devo tornare alle mie ricerche. Ma prima, vorrei farti un regalo per ringraziarti dell'aiuto. Si tratta di reperti a civiltà Zonau, rinvenuti durante le ricerche nel sottosuolo. Zonanio! Beh, tanto l'ho trovato comunque 50.000, quindi... Sembrano emanare uno strano potere. Così ho pensato che potesse trattarsi di una qualche forma di energia. Forse ti saranno utili mentre cerchi la principessa Zelda. Portali con te. E certo! Con il tuo aiuto, ho scoperto che quel frammento era in realtà la chiave per sbloccare uno dei misteri del sottosuolo. Per prima cosa, cercherò in mezzo agli oggetti rinvenuti nel sottosuolo per vedere se ci sono altri frammenti. Rovoli! Rovoli, signor Spadaccino. Grazie per avermi aiutato nelle ricerche. Ma andiamo. Due quest fatte. Vabbè, una era semplicemente portare una mela. Questa invece no. Ed è stata bella perché abbiamo visto... questa è proprio la quest che ti introduce al sottosuolo. Ti introduce ai baratri al sottosuolo. E per stasera... Stop. Basta così. Devo far riposare anche la mia povera gola, perché veramente a causa di Rovoli l'ho fatta soffrire tanto. Scusate se mi sono incartato in vari momenti con il doppiaggio, vi chiedo scusa. Un po' è perché ovviamente fare il doppiaggio di primo colpo, questa gente, questo qua passa tra l'altro, non è facile di suo, però l'incespicarmi così, ecco, per l'appunto... Dovrei ridurlo di... Vabbè, ovviamente, ripeto, se uno fa il doppiaggio in maniera come si deve, ripete, fino a quando non viene fatta subito, però... Però comunque sia. Ovviamente devo anche alternare i momenti in cui non doppia e ad altri in cui doppia, perché se no la voce veramente se ne va. Comunque davvero, vi ringrazio per essere stati qua. Vi avviso che... le varie live stanno venendo caricate sul canale MP Rewind di YouTube, quindi siamo quasi arrivati alla fine della serie dedicata a Xenoblade Chronicles 3, un futuro riconquistato, o Future Redeemed, che dir si voglia. Quindi mi manca soltanto un episodio, quello finale. E poi inizieranno ad essere caricate anche le puntate di Zelda, quelle di Yonkai Star Rail, quindi non so ancora come e quando per le puntate, per le live vecchie del Den Ring, che sono sul canale, però le devo per l'appunto caricare come si deve. Diciamo che comunque sta aiutando anche il fatto di non mettere una descrizione per ogni singola
live ricaricata. Aiuta anche quello a velocizzare il processo, ecco, diciamo così. Beh, veramente, grazie a tutti per essere stati qua. Vediamo se riusciamo a fare... magari all'Alla Waffle. Vediamo. Ok, sì, si sta divertendo con... vedo arte, Pokémon e lo live. Quindi, vabbè, vediamo se riusciamo a fare un raidino. No. Non si riesce a fare il raid. Non so perché. Vabbè. Grazie ancora. Ci vediamo alla prossima. Forse perché magari sono loro che impostano niente raid. In effetti, devo vedere se questa è un'impostazione che si può mettere. Vabbè. Grazie ancora. Anzi, no, prima un secondo. Vediamo se ci sono state novità particolari nel magico mondo del gaming mentre stavo streamando. Vediamo, vediamo. Sembra di no. Anzi, ultimo controllo. No, 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 niente, no, sembra proprio di no. Ok. Grazie ancora. Ci vediamo alla prossima, cioè a domani se vorrete. Poi giovedì pausa, venerdì si ritorna. E... ciao. Buonanotte. È ora di dormire, ragazzo. Anzi, non voi, direte voi.